Nell'Alghero TG Express di oggi, decollo positivo per l'Alghero Roma di Blue Air. Zona franca d'Alghero, NCD protocolla la sua proposta. Nasce ad Alghero un nuovo CCN. Riscossioni algheresi affidate alla STEP. Eudoscopio, scuole algheresi protagoniste. A tra poco. Convenienza extra nei supermercati Delta Coop. Dal 10 al 13 novembre, polpa scelta di bovino adulto a 6,49 euro al chilo. Plum cake mulino bianco bipacco a 2,99 euro. Delta Coop, il tuo supermercato sotto casa. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Oggi ci troviamo a Maristella, frazione del comune di Alghero di circa 450 abitanti. Nata negli anni 50 per la bonifica della Nurra, in quanto inserita nel programma di riforme agrarie, è stata popolata in origine da esuli giuliani, dalmata di lingua veneta e istriani. Prende il nome dalla chiesa della Beata Vergine di Stella Maris. Ora possiamo iniziare con le notizie di oggi. È partito ieri dall'aeroporto di Alghero il primo volo per Roma targato Blue Air per la CT1. Le operazioni di accettazione e imbarco si sono svolte regolarmente e non sono stati registrati i particolari problemi derivanti dal cambio di vettore. Tra oggi e domani andrà a regime il travaso sia delle prenotazioni che della bigliettazione effettuate su questa tratta fino all'8 novembre su Alitalia. In ogni caso, chi ha un biglietto Alitalia per la tratta Alghero-Roma può presentarsi comunque ai banchi check-in dell'aeroporto. E ieri i consiglieri comunali dell'NCD Emiliano Piras e Maria Grazia Salaris hanno protocollato una proposta di deliberazione per formalizzare la volontà del comune di Alghero e sollecitare la regione Sardegna affinché venga completato l'iter previsto per il riconoscimento della zona franca. A fine TG potrete sentire la dichiarazione di Emiliano Piras sull'argomento. E oggi pomeriggio alle 15 il Caffè dei Pazzi in Piazza dei Mercati ospiterà l'assemblea costituente del nuovo centro commerciale naturale che unirà le attività delle vie Sassari Carducci, Giovanni XXIII, Cagliari, Vittorio Emanuele, Genova, Mazzini e 20 settembre. Un quadrilatero di esercenti che intendono valorizzare la zona urbana di competenza coordinando la comunicazione, la promozione e l'organizzazione di eventi e manifestazioni negli spazi attorno al centro storico. Durante l'incontro si procederà all'individuazione del presidente e dei membri del consiglio direttivo. Sentiamo cosa ci ha detto a proposito Piras. Questo pomeriggio alle 3 si terrà un incontro tra operatori commerciali dell'area adiacente al centro storico. È stata presa la decisione di formare un centro commerciale naturale anche al fuori delle mura del centro storico perché ci sia anche una voce unitaria delle attività commerciali al di fuori delle mura nei confronti delle interlocuzioni con l'amministrazione, ma anche e soprattutto perché sono stati rifinanziati i bandi per i centri commerciali naturali dalla regione e quindi questo costituisce una grande opportunità per far arrivare dei finanziamenti importanti per la rivitalizzazione delle zone urbane e commerciali nelle varie città della Sardegna. Servizi di implementazione di banche dati, accertamento dell'evasione e riscossione straordinaria della gestione del contenzioso delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Alghero sono state assegnate provvisoriamente alla STEP, società di sorso la cui offerta sarà ora sottoposta alla verifica di congruità tecnica. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta dall'incrocio tra Via dei Tamerici e Via degli Anemoni qui a Maristella. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'economia. Il portale Eudoscopio ha reso noti le migliori e peggiori scuole superiori italiane in base ai parametri della Fondazione Agnelli. Primi posti per le superiori algheresi, il Liceo Classico Manno, lo Scientifico Fermi e l'Istituto Tecnico Rot.
Ora vi lascio con la rubrica Cosa è successo oggi, 5 anni fa. A tra poco. Cosa è successo oggi 5 anni fa? Oggi parliamo del 10 novembre 2012. Di cosa si parlava? Si parlava della conferenza di Agustí Colomines, dal titolo Catalogna, un nuovo Stato d'Europa, opportunità e difficoltà dei rapporti tra Alghero, la Sardegna e la Catalogna in un contesto mediterraneo. Come si vede, passano 5 anni, ma l'argomento Catalogna e catalanità è sempre molto radicato, sia per i catalani ovviamente, ma anche per noi algheresi. Poi si parlava della riapertura del front office dell'ufficio relazioni con il pubblico del comune di Alghero, servizio il cui sportello era stato aperto in via Sant'Anna e che poneva a completa disposizione dei cittadini tutte le informazioni riguardanti le attività portate avanti dagli uffici dell'amministrazione comunale. Poi si parlava dell'inchiesta sui fondi ai gruppi consigliari regionali che si allargava e che ancora oggi, come ben sapete, non si è conclusa. Il sostituto procuratore Marco Cocco aveva chiesto alla Guardia di Finanza l'acquisizione anche degli altri documenti sulle spese sostenuti dai vari gruppi. Tra i 20 indagati in quel momento c'erano assessori, consiglieri e parlamentari. Infine si parlava del nuovo ospedale didattico e pronto soccorso veterinario dell'Università di Sassari inaugurato proprio in occasione del 451esimo anno accademico. Il rettore Mastino tagliò il nastro assieme agli assessori regionali alla sanità Simona De Francisci e all'istruzione Sergio Milia. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani e a seguire l'intervento di Emiliano Piras sulla zona franca. Per qualsiasi richiesta di informazione e segnalazione o messaggi potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani. Abbiamo ritenuto opportuno protocollare la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per formalizzare la volontà del Comune di Alghero di aderire alla zona franca. D'altronde i dettami legislativi sono chiari, a partire dallo Statuto della Regione Sardegna del 1948, passando per il Decreto Legislativo 75 del 98 e anche dalle delibere di Giunta Regionale del 2013 formalizzavano in qualche maniera la volontà da parte della Regione di istituire la zona franca integrale. Un argomento che si era assopito negli ultimi anni, ma grazie alla perseveranza del movimento Zona Franca invece sta prendendo di nuovo piede, quindi riteniamo opportuno che sia utile e indispensabile accendere il dibattito anche nella nostra città per formalizzare questa adesione. Speriamo che la maggioranza e il sindaco Bruno siano sensibili all'argomento, perché queste battaglie non devono avere nessun colore politico, ma devono avere l'unico colore che è quello dell'interesse generale dell'economia della regione Sardegna.